l'anima nera. Thank you.
Che ne dici? Ti piace? Sì, ma non credo che oggi riuscirò a combinare qualcosa di buono. Qui troverai l'ispirazione. Quei due di mezzo non credo proprio. Che sei venuto a fare allora? Non ho deciso io, comunque sono affari miei. Ma come li hai conosciuti? Così, come si conosce la gente, per caso. Neanche mi ricordo come ci siamo conosciuti io e te. Io invece mi ricordo tutto. C'era anche una biondina la prima volta che li ho visti. È lui che ti dà fastidio, non è vero? Senti, non mi interessa né quello che fa né quello che dice. Comunque sì, vi dà fastidio. Ti piace? Hai visto come la luce entra nell'inquadratura? Te che ne dici? Tu continui ancora per molto a sopportare il tuo ti piace? Come sei teso. Non dovresti rilassarti un po'? In fondo ti ho fatto solo una domanda.
Ora sì che stai rilassato. Non ti dà fastidio? Cosa? Questo silenzio che ci avvolge. No. Mi piace. Perché parli sottovoce? Per rispettarlo. Io continuo l'esplorazione, vieni con me. Più tardi, forse. E tu cosa ci fai qui? Vi ho visti arrivare. Avrei preferito vederti da sola. Noi due? In una clinica abbandonata? È in posti come questi che si scoprono le verità. Infatti, eccoci qui. Non si resiste. Thank you.
brutta questa cosa. Ma che fai? Mi segui dappertutto. Non sei mica il mio angelo custode. In fondo, mi fa piacere averti accanto. Thank you.
arrivato finalmente! Credevo cosa che... credevi? Te l'ho detto essere venuto. Ed eccomi qua. Non ho sentito la macchina. Ho parcheggiato lontano, all'ombra. Qui fa troppo caldo. Hai fatto le foto? Poche. Aspetto l'ispirazione. E qui non ti manca di certo. Guarda che posto. Sono contenta che sei venuto. Sì, ma non ti illudere, non sono venuto qui per te. E che ci fai qui? Anche tu a fare delle foto? E dov'è la macchinetta? Ma io le faccio prima con la testa. Dai, dov'è la macchinetta? Misteri della vita. Che stupido. Ti ho detto che non mi devi chiamare stupida, capito? Scusami. Dai, dove sono gli altri? In giro, credo. E questa è la macchietta nuova? Sì, ti piace? Dai, fammela vedere. Aspetta, te la faccio vedere io. È il solito diffidente. Che ne sai delle cose meglio di solito? Cosa state parlando? Ci chiedevamo quante foto avessi fatto. E perché lo volete sapere? Beh, siccome non hai voluto fare neanche una foto per me, volevo sapere cosa riprendi. Facciamo un gioco, dai.
Dove vai così di fretta? Al piano di sotto, no? E com'è quello di sopra? Mi hanno detto che è bellissimo. Diverso. E che effetto ti ha fatto? Perché non mi accompagni 5 minuti? No, l'ho già visto. Solo 5 minuti, dai. No, ho da fare. Ehi, ma dove eri finita? Dove stai andando? Ho un segreto. Fai? Shh. C'è qualcuno. Ma chi c'è? Ma vieni Shh. Qui. Lo sento. Sotto c'è qualcuno. Io lo sento, l'ho sentito. Ma non c'è nessuno. C'è qualcuno, sì che c'è qualcuno. Lo sento. Sento il suo respiro. Thank you.
Anche adesso, ad esempio. Anche adesso, ad esempio. Tanto che non sono sola. Come sei te? Non dovresti rilassarti un po'? In fondo ti ho fatto solo una domanda. Come fai a mangiare quella roba? Ho fame. Ho capito che hai fame, ma non potevi portarti qualcos'altro? Ho trovato questo, che palle! Poi non ti lamentare se è caldo. Quella roba te ne fa sentire più di quello che c'è. Ma se la mia presenza ti fastidisce tanto, perché mi hai portata con te? Perché sei carina. Sei una persona gradevole. Nonché una brava fotografa. E noi abbiamo bisogno di te. Ma che cosa ti ho fatto? Perché mi tratti così? Niente. Sono io così. Non sopporto la mediocrità. Ma non lo senti come mi tratti e tu non dici niente? Thank you.
Ho sete. Tieni. L'acqua? C'è una fontanella qui accanto. Dammela a prendere. Ma sei tu che siete, che vuoi da me? No! No! No!
Thank you.
Ah, dottore, volevo dirle che comunque la ragazza ha parlato. Cosa ha detto? Ha detto anima nera. Ma che è successo? È stata trovata sul ciglio in una strada di campagna, in condizioni disperate, senza abiti addosso, piena di ferite, di lividi, di traumi. Credo che abbia subito una violenza. Buona giornata, dottore. Chi è lei? Sono il suo ragazzo. E sa darsi una spiegazione in merito a quanto accaduto? A volte non bisogna farsi troppe domande. Ci sono misteri a cui nessuno sa dare una risposta. Già. Ma dobbiamo far finta di ignorarli. Noi siamo circondati dai misteri nella vita di tutti i giorni. Ha paura? Quando la vede nel letto? O quando pensa che un giorno potrà risvegliarsi? Forse non è soltanto lei che ha bisogno di cura. Ha mai visto i suoi occhi? Brillano di un raro splendore. Allora, andiamo?